No, adesso il settore di apertura, generale Di Martino, vedremo sfilare qui le bandiere dell'esercito italiano, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. Eh sì, ovvio che una parata militare non possa che aprirsi con la sfilata delle bandiere. La bandiera è il simbolo della nazione, il simbolo della patria, l'abbiamo già detto, è quello in cui si riconoscono tutti gli italiani perché ne rappresenta l'identità. E per un reparto militare ha ancora un significato che risale alle vecchie tradizioni sul campo di battaglia. Sempre Massimo D'Azeglio era solito dire che la bandiera non si abbassa, non si macchia, non si abbandona e se necessario per essa si muore. Questo dovrebbe essere ed è nelle caratteristiche di tutti i soldati, di tutti i militari, qualunque sia la forza armata o il corpo di appartenenza, ma credo debba anche essere nelle caratteristiche degli italiani. La bandiera siamo noi, questo è quello che rappresenta. Al di là di ogni retorica, e dobbiamo sempre ricordarcela, dobbiamo portarla con orgoglio. Ci sono bandiere militari custodite in teche, blindate, e anche qui dietro questi palchi nei quali noi siamo seduti, le bandiere vengono custodite particolarmente da ogni singolo reparto che le porta e le fa sfilare, e ci sono dei militari addetti alla custodia, anche il tempo necessario perché vengano tolte, portate in parata e poi riportate indietro. La bandiera non è mai incustodita, la bandiera di un reparto è custodita nell'ufficio del comandante, in una teca chiusa da cui viene prelevata solo in occasione delle cerimonie ed è sempre scortata. Questo per antica tradizione e per un omaggio a quello che la bandiera significa, la bandiera e le decorazioni che l'accompagnano. La bandiera è il senso della continuità di un reparto, ne rappresenta la storia, le tradizioni, rappresenta quanti hanno servito con quell'uniforme. È un qualcosa che viene a noi dalle nostre più antiche tradizioni, perché i nostri reparti sono gli eredi dei reparti romani e i romani avevano un'insegna. La nostra bandiera è l'erede di quello, il punto intorno a cui ci si riunisce nel momento delle difficoltà. Tra le bandiere che passano oggi ce ne sono alcune sicuramente molto importanti, ma in questo gruppo una ad esempio è quella della scuola d'artiglieria, dell'arma d'artiglieria, che è custodita presso la scuola d'artiglieria di Bracciano. È una bandiera decorata con 3 medaglie d'oro al valore militare che rappresentano altrettanti momenti significativi della storia nazionale. 1849, la prima guerra d'indipendenza, 1911-1912, il conflitto italo-turco, la prima espressione di politica estera dell'allora giovane Italia, 50 anni di vita del Regno d'Italia. E un'altra medaglia d'oro al valore militare ovviamente per la grande prova che l'arma d'artiglieria diede durante la Grande Guerra 1915-1918, il momento culminante della lotta per l'unità nazionale. Questo credo che sia importante sottolinearlo. E tutte le nostre bandiere hanno una storia che si ricollega ai momenti più particolari, più difficili, in pace e in guerra, perché molte delle decorazioni sono concesse per le attività svolte a favore della comunità nazionale. E qui adesso vediamo passare la banda dei carabinieri. La banda dei carabinieri è uno dei complessi bandistici delle forze armate, nato nel 1820 e per la prima volta si esibì all'estero, cosa che adesso fa abitualmente, nel 1916. A Parigi, in una manifestazione in onore dei combattenti dell'Intesa e dei feriti. ...102 componenti, tutti professori d'orchestra. Questa è una delle caratteristiche delle bande militari, le vedremo passare tutte, ma le bande militari sono composte da professionisti e torniamo a quel discorso di professionismo che caratterizza le forze armate in tutte le componenti. Tutti coloro che vedremo passare oggi sono dei professionisti.
nel senso migliore del termine. Quando si parlò di abbandonare la leva, c'era chi temeva di costituire un esercito di mercenari. Il professionista è qualcosa di diverso, mantiene le sue tradizioni, ma ha una preparazione che lo mette in grado sempre di affrontare quanto gli viene richiesto. E questo è il caso anche dei professori d'orchestra che compongono le bande militari. Hanno quel quid in più che gli viene dal vestire l'uniforme, mi permetta di dirlo. Ascoltiamoli. Generale di corpo d'armata dell'esercito, Rosario Castellano, comandante militare della capitale, è responsabile dell'organizzazione della cerimonia. Lo stiamo vedendo con il Basco Amaranto da diversi anni. Il Basco Amaranto è la caratteristica dei paracadutisti. Il generale Castellano nella sua carriera è un paracadutista e ha comandato la brigata paracadutisti Folgore, che credo che per un paracadutista sia la massima aspirazione di una carriera. Ecco le bandiere. Queste sono le bandiere delle forze armate che aprono la sfilata. Con le loro decorazioni. Con le loro decorazioni. Ricordiamo che con le forze armate sfila anche la Guardia di Finanza, che non è una delle quattro forze armate, ma i cui reparti hanno preso parte alle due guerre mondiali a fianco ai reparti dell'esercito, e non solo, perché la Guardia di Finanza all'epoca non aveva una componente aerea, aveva una componente navale. Ricordo che una delle 8 unità navali decorate di medaglia d'oro a valore militare è proprio una unità della Guardia di Finanza, il Regio Pergamene 36. Questi invece sono i gonfaloni delle regioni, delle province autonome, dell'Unione delle Province Italiane e dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Beh, siamo a Roma, ricordiamo che tra questi gonfaloni sfilerà poi il gonfalone di Roma, che è decorato di 2 medaglie d'oro al valore militare. E poi sfila anche una rappresentanza del gruppo medaglie d'oro al valor militare dell'Istituto del Nastro Azzurro. Cos'è? Il gruppo delle medaglie d'oro al valore militare riunisce i decorati di medaglia d'oro al valore militare, una decorazione che fu istituita nel 1833 da Carlo Alberto, re di Sardegna, e sono state conferite complessivamente 2.604 medaglie d'oro individuali al valore militare, nella quasi totalità alla memoria. Ma esiste un sodalizio tra coloro che ne sono insigniti, mentre invece l'Associazione del Nastro Azzurro, l'Istituto del Nastro Azzurro, riunisce tutti coloro che sono stati decorati al valore militare. Torniamo un attimo al gonfalone di Roma, mi piace ricordarlo visto che siamo a Roma. 2 medaglie d'oro a valore militare, 2 momenti che rappresentano la lotta degli italiani contro l'invasore straniero. 1849, la difesa della Repubblica Romana, questa è la prima medaglia d'oro a valore militare di Roma, e la seconda per le vicende della resistenza tra il 1943, che si aprì proprio con i combattimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre, che ebbe il loro epicentro in Roma, e poi continuò fino alla liberazione di Roma nel giugno del 1944 da parte delle truppe alleate. Ecco qui la città metropolitana di Roma. Ecco che passano appunto l'associazione dei
armi, dei decorati. Il mezzo che vediamo ormai è un mezzo che fa parte della storia recente dell'esercito italiano e delle forze armate italiane. Il VM90 è stato in tutti i teatri operativi negli ultimi 30 anni nelle tre versioni torpedo, protetto e ambulanza. Questa è la versione torpedo. Questi 190 anni sono state conferite complessivamente 2.604 medaglie d'oro, sì, al valor militare. 2.604 e, ripeto, per il 95% alla memoria. E motivazioni che suscitano i brividi ancora oggi a leggerle, per quello che hanno rappresentato, per il coraggio e il senso del dovere soprattutto che le hanno motivate. Questi invece sono proprio combattenti. Sì, le associazioni, ecco, quello dell'associazionismo militare è un qualcosa che si radica dopo la Grande Guerra, dopo il conflitto. La grande partecipazione dei cittadini in armi a quel conflitto fa sì che poi si creino dei legami che si sostanziano in questo tipo di associazionismo, associazionismo d'arma e associazionismo anche di combattenti e reduci, che è arrivato fino ai giorni nostri ed è molto importante perché stabilisce un legame tra chi veste l'uniforme e chi l'ha vestita, e al tempo stesso rappresenta una proiezione sul territorio, perché soprattutto oggi in cui non abbiamo più la leva è importante essere presenti, farsi conoscere e anche laddove non possiamo esserci, perché non possiamo essere dovunque, ma chi ha fatto parte di una forza armata, chi ha fatto parte di un corpo armato dello Stato appartiene a un'associazione e porta i valori che ha interiorizzato vestendo l'uniforme sul territorio. Per noi infatti su queste auto ci sono molti militari anziani, quindi in congedo, e molti giovani invece. E molti giovani, perché comunque l'associazionismo riunisce tutti coloro che hanno prestato servizio. Chi è arrivato a fine carriera, come sto per arrivarci io, e chi e l'ha lasciata in tempi abbastanza, dopo aver fatto pochi anni di servizio militare. E queste invece sono le bandiere di Nazioni Unite, NATO, Unione Europea. Professor Parsi, essere parte della NATO, delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea è l'asse portante della nostra politica estera e della nostra politica di difesa. La guerra in Ucraina ha dato nuovo slancio a questa appartenenza e anche un nuovo valore. Sì, la Repubblica non solo colloca la sua difesa all'interno di queste istituzioni, appunto, che le citava, Nazioni Unite, Alleanza Atlantica e Unione Europea, ma partecipa con queste istituzioni alla stabilizzazione e al mantenimento dell'ordine internazionale. Ecco perché anche crisi che possono apparire lontane dai nostri interessi, che comunque sono lontane dai nostri confini, in realtà ci possono riguardare molto da vicino, perché la pace e la sicurezza sono criteri che non possono essere goduti e assicurati individualmente. La cooperazione è fondamentale e a volte questo sforzo richiede di tenere botta, come è stato detto per l'alluvione romagnola, no? Cioè tenere un punto, altrimenti se i principi vengono messi in discussione, le regole e il modo di vivere che da quei principi deriva finiscono per essere completamente ininfluenti. E questo è invece la banda del primo reggimento granatieri di Sardegna. Esatto, esatto, è la banda del primo granatieri. I tamburi portano un numero, 1659, è la data di nascita del reggimento, che è una delle più antiche formazioni militari esistenti. Il berretto di pelo d'orso, oggi non è più di pelo d'orso, ma lo ricorda, era caratteristico dei granatieri sui campi di battaglia del Risorgimento. Ed è il gruppo sportivo paralimpico della difesa, in testa il colonnello del ruolo d'onore dell'esercito Pasquale Barriera e il portabandiera, il tenente colonnello, medaglia d'oro al proposito al valor militare Gianfranco Paglia. Fu ferito in Somalia nella battaglia del checkpoint Pasta e tra l'altro quest'anno ricorre il 30° anniversario ed ogni anno lo vediamo qui alla parata del 2 giugno. Ci sono anche i paralimpici. Generale?
Sì. Del personale delle forze armate. Certo, abbiamo un gruppo sportivo paralimpico che si fa sempre onore là dove partecipa e sottolineano questa volontà, questa determinazione di non arrendersi mai, che è propria dei militari, deve essere propria dei militari. Anche chi ha subito delle gravi ferite continua a lottare e Paglia ne è l'esempio. Sì, sì, ogni anno. Questi invece sono i gruppi sportivi dei corpi armati. I gruppi sportivi delle forze armate e dei corpi armati dello Stato danno un enorme contributo al movimento sportivo italiano. Basti ricordare che nelle recenti Olimpiadi invernali a Pechino 15 delle 17 medaglie sono state vinte da atleti che portano le stellette. Tutti gli sport, canoa, nuoto, tennis, tennis tavolo, sport invernali, tiro a volo, tiro a segno, tutti? Tutti gli sport. Guardiamo la banda della Brigata Sassari. E ascoltiamola. E ascoltiamola perché è veramente commovente. L'inno dei Dimonios. Dimonios, la Brigata Sassari è una delle brigate costituite durante la Grande Guerra, due reggimenti, 151 e 152, a connotazione regionale. Era una caratteristica pressoché unica all'epoca. I reggimenti erano reclutati più distretti. Ma per i sardi si fece questa una delle poche eccezioni. E la Sassari si batté benissimo, entrambi i reggimenti furono decorati con due medaglie d'oro a valore militare. Questo invece è il personale civile della difesa, 18.000 unità. Il personale civile della difesa ha un ruolo importante. Io ho avuto la fortuna di avere le mie dipendenze personale civile in diversi incarichi. Non posso che sottolinearne la professionalità, la competenza. Un lavoro spesso oscuro ma che è fondamentale per l'organizzazione, soprattutto nell'area tecnico-amministrativa e non solo. Lavorano non soltanto negli uffici centrali, nelle direzioni generali, ma anche negli arsenali militari. C'è una grossa componente che lavora negli stabilimenti e negli arsenali. E abbiamo parlato prima di professionalità, anche qui abbiamo delle elevatissime professionalità e delle competenze che vanno e devono essere sfruttate al meglio. Vedo tantissime donne. Nella componente civile, soprattutto nella parte tecnico-amministrativa, il personale femminile è sicuramente prevalente in termini numerici, ma abbiamo anche a livello dirigenziale molte figure femminili. Arrivano i reparti delle forze speciali. Le forze speciali hanno una caratteristica vedendo tutta propria. Il generale di brigata dei carabinieri Frassinetto. E sono una risorsa di livello strategico, che quindi deve essere impiegata alle dipendenze del massimo vertice militare per operazioni particolari, che possono essere azioni dirette come incursioni in territorio ostile, liberazione di ostaggi o anche ricognizioni speciali, e si caratterizzano per tre elementi fondamentali. Stiamo ascoltando la banda musicale dell'Arma Tramat e dopo però ce li dice. Reggimento Alpini Paracadutisti e Ranger. È una delle sei pedine del Comando Operativo Forze Speciali. È un reggimento alpini, appunto, erede del battaglione Monte Cervino, Ranger. Sono altamente specializzati e, come dicevo prima, come tutte le forze speciali, si caratterizzano per tre elementi: addestramento durissimo, selezione rigorosa e prontezza elevata. Ed esaltano in tutti loro quella caratteristica di capacità di agire e di iniziativa nei contesti più difficili che è propria dei reparti di questa tipologia. Vediamo i Comsubin, il raggruppamento subacqueo incursori, il T6, Marina Militare. Marina Militare,
ha un'antica tradizione nei reparti d'assalto, che nasce già durante la Grande Guerra, nel 1918, con l'azione di Pola. Mi permetta di anticipare l'arrivo del 17° stormo. Sono il reparto in cui soi dell'aeronautica militare hanno operato ovunque, siamo stati presenti, nascono una ventina di anni fa, ma sono sempre stati presenti in tutti i teatri operativi, con una caratterizzazione che è quella appunto aeronautica. E adesso abbiamo il gruppo intervento speciale dei carabinieri, forze speciali con doppia connotazione militare e di polizia. Teste di cuoio, il nomignolo. Ma come vede le uniformi sono duplici, quelle nere caratterizzano la capacità di intervento come forza di polizia, quelle mimetiche la capacità di intervento come militare. Il GIS, voglio ricordare che c'erano 60 uomini del GIS il 16 gennaio di quest'anno per la cattura di Matteo Messina Denaro. Sì. Perché è giusto anche poi collocarli, questi militari che vediamo sfilare qui in parata. I mezzi, generali. Abbiamo visto passare un veicolo, Cervino. Un veicolo da, diciamo, d'assalto del Monte Cervino, del Reggimento Ranger. Questo credo che sia un mezzo veramente iconico, è un Silur a lenta corsa, protagonista dei forzamenti delle basi britanniche nel Mediterraneo durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo è un mezzo degli anni 80-90, è utilizzato per l'avvicinamento degli incursori della Marina ai loro obiettivi. Mezzi in grado di muoversi in immersione a una velocità relativamente bassa, sui 5 nodi. Questo è un mezzo d'assalto del 17° stormo incursori dell'aeronautica militare. I incursori dell'aeronautica militare sono gli eredi degli arditi distruttori della Regia Aeronautica. E qui adesso abbiamo due mezzi d'assalto del gruppo intervento speciale dei carabinieri, e ricordiamoci che questa componente dell'arma dei carabinieri rappresenta un'eccellenza per quel che riguarda la capacità di liberazione di ostaggi nel caso di dirottamenti aerei. Mezzi come questi servono appunto a consentire prontezza e rapidità di intervento in strutture sopraelevate, quale può essere un velivolo passeggeri, un velivolo civile o anche il piano alto di una palazzina. Ecco l'esercito. L'esercito ha festeggiato da poco la sua festa, il 4 maggio, la data in cui l'allora armata sarda diventò esercito italiano. Le sue tradizioni sono molto più antiche, abbiamo visto prima passare i granatieri di Sardegna, 1659, ma i primi reggimenti dell'infanteria dell'esercito sono del 1664. Professor Parsi, l'esercito oggi ha unità schierate in paesi come l'Iraq, il Libano, il Niger, il Kosovo, la Libia, la Somalia, il Mali, oltre che sul fianco est della NATO, con compiti veramente diversi. Le missioni internazionali sono cambiate molto negli anni, si sono anche un po' affinate a seconda delle necessità del luogo. Sì, sono molto diversificate, abbiamo missioni che sono, diciamo, di maggior mantenimento di condizioni di pace esistenti, che devono essere solo rafforzate, no? E quindi con misure che sono di creazione di confidenza reciproca, e in altri casi invece le missioni devono assicurare la pace nel senso di lavorare attivamente affinché questa pace venga perseguita. Ci ricordano in fondo che l'esercito, come le altre forze armate, hanno un compito fondamentale, che non è solo quello di avere uomini e donne ben addestrati, dotati di mezzi efficaci, in maniera tale che se qualcuno dovesse mai venire in mente di minacciare la nostra libertà non potesse conseguire il suo obiettivo, ma c'è anche una seconda missione, che è quella di avere capacità dissuasiva. In questo senso le forze armate fanno due cose diverse. La scuola militare della Nunziatella a Napoli. Nunziatella, costituita nel 1787, forma ragazzi, preparo alla vita delle armi, recita il motto. Non tutti diventeranno militari, non tutti diventeranno ufficiali, ma tutti avranno in sé quell'etica che hanno maturato in quei corridoi. E adesso vediamo passare l'Accademia di Modena.
anche questo è uno dei più antichi istituti di formazione per ufficiali al mondo. Costituita nel 1678, forma gli ufficiali delle armi e dei corpi degli eserciti. Nel 1978 ha celebrato i suoi 300 anni, anche qui mi permetto una certificateria personale, CEO col gruppo bandiera dell'Accademia Aeronautica. Ed ecco il Reggimento Granatieri. Reggimento Granatieri, ne abbiamo accennato parlando della banda, ma sicuramente è sempre stata un'unità di elite. Ha un antico legame con Roma, perché fu trasferito a Roma nel 1902 e da allora è sempre rimasto nella capitale. Come Reggimento Granatieri di Sardegna si distinse nei combattimenti dopo l'armistizio del 43 attorno a Porta San Paolo. I baschi Amaranto, la Folgore. La Folgore, vediamo passare un reparto della Folgore. La Folgore credo che sia cara al cuore di tutti gli italiani per quello che ha significato sui campi di battaglia dell'Africa settentrionale e in tempi anche più recenti in tutte le missioni internazionali. I paracadutisti hanno nelle loro caratteristiche prontezza e capacità di agire individualmente in tutte le situazioni più difficili. La brigata Corazzata Ariete, eccola. Sì, questa è una sfila con la bandiera del 32esimo reggimento Carri. Il reggimento si distinse in Africa settentrionale con due dei suoi battaglioni. I carri rimangono una componente importante dell'esercito, anzi le ultime vicende ne hanno sottolineato l'importanza dopo un paio di decenni in cui si era concentrati su operazioni a bassa intensità tipo contro guerriglia, ma i carri, la componente pesante, hanno dimostrato e dimostrano quotidianamente quanto siano importanti anche nei moderni scenari. E questo è il reggimento Trasmissioni, erano una volta avevano come specialità le grafisti. L'undicesimo reggimento Trasmissioni, questa è la bandiera che sta passando, le trasmissioni nascono dalla specialità telegrafisti, il loro compito è sempre quello, che come recita la motivazione della medaglia d'oro attribuita al genio alla fine della Grande Guerra, mantenere e riannodare i fili onde passa l'intelligenza regolatrice della battaglia. Ecco, se vogliamo dare una connotazione delle trasmissioni per quello che sono oggi, connettività, guerra elettronica e mantenimento di questa capacità questa di comando e controllo. Questa invece è la fanfara della Brigata Alpina Giulia. È un altro dei reparti che penso siano ben noti a tutti gli italiani. La terza Brigata Alpina nasce nel 1926, diventa Brigata Giulia nel 1934, si distingue su tutti i fronti della Seconda Guerra Mondiale, intendo dire il fronte greco-albanese, il fronte russo, con molte sue componenti partecipa poi alle vicende della Resistenza ed è da tempo una delle migliori espressioni dell'esercito italiano. Ecco, vediamo passare quelle che sono le varie specialità in cui gli alpini si caratterizzano, perché accanto alla verticalità che è legata all'operare in montagna, poi abbiamo la capacità di operare in tutti gli scenari, sì, l'internazionalità, e poi comunque sono una forza di fanteria leggera, il che le consente una grande flessibilità di intervento. I mezzi dell'esercito, apre il lince. Sì, primo abbiamo una Blindo Centauro dell'ultima versione, il Centauro 2, con un cannone da 120 mm, mezzo estremamente moderno. Ricordiamoci che questi mezzi si caratterizzano per tre elementi che vanno dimensionati e rapportati fra di loro: mobilità, potenza di fuoco e protezione. Negli ultimi tempi stiamo esaltando la protezione e un quarto elemento, la connettività, la capacità di essere centri di raccolta e disseminazione di informazioni. Abbiamo visto passare anche il lince, vediamo passare una freccia. E questi sono i mezzi più moderni. Ho parlato prima di protezione, è un elemento fondamentale nei moderni teatri operativi garantire la sicurezza del personale. L'orso, che è questo veicolo di notevoli dimensioni, ha un compito proprio legato anche alla protezione del personale e alla garanzia di sicurezza degli itinerari. La sua missione, come nella configurazione in cui sta sfilando, è route clearance. Professore Vittorio Emanuele Parsi, arriva la Marina, glielo dico perché lei ce l'ha nel cuore. Professor Parsi è un ufficiale della riserva della Marina Militare con il grado di capitano di fregata. Capitano di fregata.
Sì, voglio ricordare che in questo momento la Marina ha 11 unità navali fuori del Mediterraneo, proprio per concorrere alla stabilizzazione del sistema internazionale e alla protezione degli interessi nazionali, che evidentemente per un paese che dipende così tanto in termini energetici dalle importazioni e dalle importazioni di materie prime e in termini economici complessivamente dalle esportazioni, c'è un interesse immediato nella protezione di liberi flussi di navigazione, il mantenimento della libertà delle rotte, la protezione del traffico commerciale nazionale, oltre che quelle missioni che noi sappiamo nel Mediterraneo che spesso portano alla salvaguardia, al salvataggio delle vite di tanti disgraziati che si trovano a cercare di affrontare un incerto presente nella speranza legittima di un futuro migliore. Questa è la banda musicale. Sì, la marcia è quella del Reggimento San Marco. Della Brigata Marina San Marco, generale. Giusto, adesso. Siamo cresciuti. Che siete cresciuti, è vero. Nadia, non oso dire nulla. Ecco la compagnia degli allievi della Scuola Navale Militare Francesco Morosini. Sì, le forze armate hanno tutte un istituto di formazione scolastica a livello superiore. Ancora una volta, non necessariamente i giovani che vi accedono entrano poi nelle forze armate, ma tutti vengono preparati alla vita e alle armi, come recita Morosini. È una scuola secondaria di secondo grado. Sono tutte scuole secondarie di secondo grado, gli ultimi 3 anni di liceo o classico o scientifico. Ecco, qui abbiamo le insegne delle unità della squadra navale. Davvero i compiti sono tantissimi, dalla bonifica di ordigni esplosivi alla sorveglianza dei cablaggi, alle condotte sottomarine, alle piattaforme offshore. Qui abbiamo tutte le componenti della Marina Militare. La varietà di uniformi evidenzia anche la varietà dei compiti, certo, che si svolgono prendo a prestito per sorparsi il motto del San Marco: per mare e per terra. Incursori, palombari. E non solo, vedo anche il personale delle componenti di volo della Marina Militare. Sì, poi la Marina assicura, come l'Aeronautica del resto, una capacità di proiezione delle forze armate nel loro complesso, perché la proiezione della capacità militare di difesa è un elemento cruciale per allontanare, diciamo così, il fronte del pericolo dai confini nazionali. Quindi tutte le forze armate lavorano in realtà in maniera assolutamente integrata per uno scopo comune, che è quello della difesa e di essere in grado di combattere la prospettiva della guerra esercitando una deterrenza a più ampio raggio possibile. La Brigata Marina San Marco. Nome San Marco e il leone alato sono un privilegio, sì, concesso ai fucilieri di Marina 100 anni fa. Esatto, 100 anni fa, quando il Reggimento Marina, l'allora Reggimento Marina, si distinse nella difesa del Basso Piave. E la difesa del Basso Piave significava la difesa di Venezia, e la cittadinanza di Venezia volle che il reggimento avesse questo nome, San Marco. E qui vediamo alcuni mezzi del Reggimento San Marco, sì, sempre della categoria del Lince, che vengono utilizzati nelle varie operazioni di cui il Reggimento è stato protagonista. Ed ecco l'Aeronautica Militare, qui invece il generale Di Martino, è il suo cuore questo. Eh sì, diciamo che vesto questo uniforme da 48 anni, quindi qualche cosa ha significato e significa. 100 anni di storia quest'anno. 100 anni di storia quest'anno, 100 anni in cui l'Aeronautica Militare ha sempre avuto una connotazione, che è quella della tensione verso il futuro. Anche perché non potrebbe essere diversamente. L'aeronautica militare è tecnologia, è futuro.
per sé, altrimenti non potrebbe essere. Qui vediamo passare la bandiera con il logo del nostro centenario, portata da 6 militari in tuta da volo stoica di vari periodi. Guardiamo velocemente il logo, il bang sonico creato dagli zeri e questa tensione verso il futuro. Due velivoli, lo SVA e l'F-35. E questa è la nostra banda. I tamburi ricordano la data di nascita della Forza Armata, 1923. Questa tensione verso il futuro e verso l'alto, che è evidenziata anche nel logo del centenario, rappresenta anche quella che è la naturale evoluzione dell'aeronautica. Si parlava di potere aereo, adesso si parla di potere aerospaziale. L'aeronautica andrà oltre e va oltre i limiti dell'atmosfera proiettandosi nello spazio. Non potrebbe essere diversamente. È nella sua genetica, è nella sua naturale evoluzione. Questa è la scuola militare aeronautica 2, l'ultima nata delle scuole militari di Firenze, riprende il nome di Giulio Due, grande teorico del potere aereo, e come le altre scuole militari forma gli allievi, gli studenti degli ultimi 3 anni di studio in liceo. Liceo classico e scientifico. Liceo classico e scientifico, sì. Più 2 lingue straniere, molta attenzione ovviamente dedicata allo sport ma anche alle arti. Sì, lo sport è anche una delle caratteristiche del programma di studi dell'Accademia Aeronautica che vediamo passare adesso. Pozzuoli, l'Istituto Militare di Studi Superiori. Sì, è arrivato a Pozzuoli all'inizio degli anni 60, dopo essere stato a Nisida, sempre nella zona di Napoli, e prima della guerra a Caserta. Ed è nata l'Accademia Aeronautica a Livorno. E questo per il conseguimento della laurea, giurisprudenza, ingegneria. Sì, in funzione del corpo o dell'arma si consegue un tipo di laurea. Terzo stormo. Il terzo stormo è la componente che si occupa della logistica di proiezione. Consente e sono dei facilitatori a livello strategico, come dice una definizione piuttosto complessa. In effetti, dove loro arrivano, dopo poco si può cominciare a operare. Vero, sono in grado di allestire una base partendo praticamente dal nulla. Sono stati fondamentali anche nella lotta alla pandemia, perché furono loro ad installare gli ospedali da campo e tutte le strutture che hanno accolto, le strutture nelle quali poi furono distribuiti e somministrati in tempi i vaccini. Rapidissimi, mi piace sottolinearlo, in tempi veramente rapidi. Abbiamo visto passare i fucilieri dell'aria, sì, che è una componente che si è distinta anche recentemente nell'operazione Aquila Omnia, quando c'è stata l'evacuazione dall'Afghanistan, e in tempi più recenti anche dal Sudan. L'evacuazione di 83 nostri connazionali dal Sudan, Sudan, dove dopo una guerra civile. Questa invece è la scuola di volo. No, questa è ancora, stiamo passando la scuola di volo, e davanti l'abbiamo visto passare, sta sfilando adesso la compagnia d'onore, ma qui vediamo passare le insegne dei reparti dell'aeronautica militare, dei reparti di volo, e sono distintivi che hanno fatto la storia dell'aeronautica militare e anche della nostra nazione. Questi sono, gli elementi piloti ed equipaggi di volo e personale di terra dei nostri reparti. E a chiudere il settore dell'aeronautica vediamo passare 4 mezzi del terzo stormo che ne identificano le diverse nature, la sorveglianza chimico-biologica, radiologica e nucleare, un mezzo FARP che vuol dire Forward Arming and Refueling Point, sempre del terzo stormo per consentire le operazioni da basi avanzate, un mezzo antincendio con capacità di recupero di personale e infine un mezzo per la decontaminazione da agenti aggressivi, chimici e biologici. Chimica e biologica. È l'ultima, quarta arma. Sì, la quarta forza armata, i carabinieri. 85.000 sono i carabinieri in Italia, 4.600 le stazioni dei carabinieri. Forza armata dal 2000, da 23 anni. Da 23 anni, ma come abbiamo già sottolineato, hanno sempre avuto un ruolo importante nella vita della collettività nazionale.
la celebre fanfara diretta dal luogotenente Danilo Silvestro. Questa è la fanfara della Legione Allievi. La Legione Allievi è di stanza a Roma, è anche questa una delle elementi caratteristici del panorama cittadino, se vogliamo. E a Roma abbiamo pure la scuola ufficiali carabinieri. Nata a Torino, poi trasferita a Roma. Oggi si trova in via Aurelia, intitolata al maggiore Ugo De Carlis. Sì, è un istituto di formazione con corsi molto specializzati, una bella sede, ma soprattutto quello che è bello e che è alto è la qualità degli ufficiali che ne escono. Scuola Marescialli anche di Firenze, dove tuttora ha sede. La scuola Marescialli, da cui esce la struttura portante dell'arma, perché poi nell'immaginario collettivo è il maresciallo dei carabinieri che rappresenta il primo e in molti casi l'unico contatto con lo Stato per tante collettività, il punto di riferimento con cui confrontarsi in ogni esigenza. Basco Rosso. Eh sì, questi sono i squadroni dei cacciatori. Squadroni eliportati dei carabinieri squadroni di Calabria, Sardegna, Sicilia e Puglia. Sì, si ricollegano alle formazioni costituite per la lotta al brigantaggio, adesso hanno un ruolo molto particolare per il controllo del territorio e la lotta alla criminalità organizzata. Un'area particolarmente difficile. Sì, e sfruttano la combinazione dell'addestramento individuale e della capacità di movimento aeroportato assicurata dall'elicottero per intervenire in situazioni altrimenti molto difficili. I reparti mobili dei carabinieri sono una novità che venne introdotta dopo la Seconda Guerra Mondiale, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico in una situazione ancora non stabilizzata e che è attraversata da forti tensioni politiche. Si distaccavano quindi da quella che è la tradizionale organizzazione territoriale. Ancora oggi hanno compiti di prontezza di intervento. E qui abbiamo il reparto carabinieri paracadutisti, battaglione carabinieri paracadutisti Tuscania, erede del primo battaglione carabinieri paracadutisti che si sacrificò in Africa settentrionale nel 1941, che ha capacità di reparto militare e di reparto di polizia, con queste capacità di intervento in situazioni anche molto difficili. Impiegata oggi in 37 paesi. Sì. Mezzi. Mezzi storici e non. Abbiamo mezzi storici che abbiamo visto nelle nostre strade per molto tempo, i mezzi che vediamo oggi nelle strade e quelli che stanno entrando in servizio con l'arma dei carabinieri. Gazzelle dei carabinieri. Sì, anche in questo caso la dimensione mobilità si collega sempre in misura sempre maggiore a una dimensione connettività, cioè non basta più spostarsi ed essere presenti, bisogna anche collegarsi alle banche dati per attingere sul momento le informazioni necessarie. La Guardia di Finanza, che non è una forza armata, ci diceva generale. Non è una forza armata, è un corpo armato dello Stato, anche questa si ricollega a tradizioni preunitarie, sul finire del Settecento viene costituita come legione truppe leggere e poi ha sempre avuto questa caratterizzazione di protezione dei confini, a cui però negli anni poi si è associata questa connotazione di tutela degli aspetti economico-finanziari. La criminalità economica, la lotta al riciclaggio, agli sprechi di denaro pubblico, all'evasione fiscale. Oggi dal 1 gennaio 2017 è anche polizia competente sul mare. Soccorso in mare, anche in montagna, in caso di gravi calamità. Sì, certo, tra l'altro in montagna, la vedremo passare anche adesso, la Guardia di Finanza, proprio per le sue origini di corpo di tutela dei confini e di lotta al contrabbando, ha un'importante scuola alpina che è anzi la più antica esistente.
scuola alpina in Paidazzo. La banda. Qui vediamo passare la banda della Guardia di Finanza. E subito dopo vediamo arrivare l'Accademia della Guardia di Finanza. Ha avuto sede a Roma fino al 1984, adesso si trova a Bergamo e forma gli ufficiali che poi dovranno operare nei diversi settori in cui opera il corpo della Guardia di Finanza. Perché bisogna ricordare che la Guardia di Finanza, oltre alla componente di polizia tributaria che noi conosciamo, ha anche una funzione, una componente navale, è diventata anzi l'unica forza di polizia a competenza esclusiva sul mare, e anche una componente aerea molto sviluppata, in grado di intervenire sia su terra sia su mare. Nec recisa recedit, questo è il motto. È il motto che fu coniata da D'Annunzio. Ricordiamo, la finanza ha partecipato con propri reparti per terra e per mare alle combattimenti nella Grande Guerra e nella Seconda Guerra Mondiale. 64.000 i militari della Guardia di Finanza. Sì, sono presenti come i carabinieri, sono presenti in tutta Italia. Ecco, ne abbiamo parlato, la scuola alpina della Guardia di Finanza. È ora la bomba della compagnia del contingente navale della Guardia di Finanza, che sfila con la tradizionale uniforme blu, con in testa la bandiera d'istituto della Scuola Nautica di Gaeta. La Scuola Nautica provvede alla formazione degli allievi finanzieri del contingente mare, nonché all'aggiornamento e alla specializzazione di ufficiali, ispettori, sovraintendenti, appuntati e finanzieri attivati nel servizio navale. Al seguito della bandiera dell'istituto della scuola di addestramento. E questi invece sono i baschi verdi, la scuola di addestramento e di specializzazione di Orvieto, antiterrorismo, pronto impiego. Sì, è la componente, chiamiamo, di forze speciali della Guardia di Finanza, non sono forze speciali propriamente dette, perché tra l'altro il corpo non appartiene alle forze armate, ma hanno anche questi un addestramento molto spiccato che gli consente di intervenire con efficacia in situazioni complesse. Sia per l'antiterrorismo, sia per vigilanza degli aeroporti. Beh, quella di vigilanza degli aeroporti è una funzione significativa. Non ci dimentichiamo che all'inizio degli anni 70, proprio a Fiumicino, un giovane finanziere, Antonino Lazzà, perse la vita in un attentato di matrice palestinese. Proprio a Fiumicino. Come i carabinieri, anche la Guardia di Finanza ha una dotazione di mezzi variegata che consente di intervenire sul territorio con prontezza e nello stesso tempo di avere al seguito quello che serve per poter sviluppare le indagini necessarie. Abbiamo parlato prima di interventi in scenari anche difficili, ecco un mezzo che viene utilizzato nei contesti in cui c'è bisogno di intervenire per ordine pubblico. Tutte le componenti di questo settore si dedicano alla tutela della dignità umana e all'assistenza di tutti coloro che hanno bisogno di aiuti. E adesso sfileranno i corpi militari e ausiliari dello Stato, quindi le infermiere volontarie della Croce Rossa, il corpo militare della Croce Rossa e il corpo militare dell'Ordine di Malta. Sì, sono tre componenti che sono sempre state al fianco delle forze armate italiane, almeno per tutto l'arco del XX secolo, da quando sono state costituite. Questa è la banda musicale del corpo militare della Croce Rossa italiana. Sì, e tra l'altro un ospedale da campo di questo corpo del militare della Croce Rossa italiana fu dispiegato in Corea all'inizio degli anni 50 e fu la prima componente delle forze armate italiane a intervenire nel dopoguerra in un contesto internazionale e multinazionale. E il fatto di farlo sotto l'egida dell'ONU anticipa in qualche modo poi l'ingresso dell'Italia nell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che avvenne poi qualche anno dopo, nel 1955. E questo è il corpo militare volontario della Croce Rossa italiana, che è ausiliario delle forze armate. La compagnia è composta da plotoni di
missioni internazionali a supporto delle forze armate e anche del movimento internazionale della Croce Rossa, certo, della Mezzaluna Rossa, ovvero la Croce Rossa internazionale. Queste sono le infermiere volontarie. Le infermiere volontarie sono un'altra delle figure iconiche del mondo del panorama militare italiano. Corpo creato nel 1908, la loro figura si consolida durante gli anni della Grande Guerra, in cui sono al fianco dei soldati al fronte. E non è un caso che nel cimitero militare di Edipuglia sia sepolta una sola donna, una crocerossina, Margherita Parodi, con una, e all'epoca una bella, un bel epitaffio, dice: tra le bende fosti per noi sorelle, la morte tra noi ti colse, resta con noi sorelle. Voglio ricordare il grandissimo lavoro che hanno fatto le infermiere volontarie della Croce Rossa durante la pandemia e il Covid e quello che stanno facendo adesso per assistere i profughi dall'Afghanistan e soprattutto i profughi dall'Ucraina accolti in Italia. Anche in questo caso la parola professionismo l'abbiamo usata fin troppe volte, ma è perfettamente attagliata al ruolo di queste donne e di questi soldati, di questi militari che passano adesso. I mezzi che seguono sono due APS Astra 8x8 capaci di operare anche su terreni fortemente accidentati. Anche il corpo militare della Croce Rossa ha propri mezzi, ovviamente specializzati nel compito che devono svolgere, e questi sono due veicoli Astra utilizzati in grado di operare su una vasta gamma di terreni e utilizzati proprio per le loro capacità di prontezza di carico e scarico di questi container attrezzati. Impegnati nell'area della sicurezza, delle emergenze e della cooperazione. Esso rappresenta un sistema istituzionale ben più ampio e articolato, con tutte le componenti interagiscono in maniera complementare e coordinata. Professor Parsi, intorno alle missioni all'estero, 7.500 militari italiani impegnati in 43 missioni dall'Africa subsahariana, ai Balcani, dal Libano al Medio Oriente. Sono contingenti interforze che cooperano con la rappresentanza diplomatica e con le organizzazioni non governative. Sì, sono la presenza che l'Italia ha più lontana, per così dire. Sono la manifestazione immediata di quando il paese e le sue istituzioni decidono di intervenire a sostegno della causa internazionale. La prima cosa che chi guarda l'Italia vede sono questo personale e queste unità. Ci ricordano poi una cosa importante, che insomma il dovere si sceglie, è una cosa che non riguarda solo i militari, ma riguarda tutti noi come cittadini. Spesso abbiamo questa idea che il dovere sia imposto, no, il dovere è semplicemente una volontà rafforzata. Lo chiamiamo dovere per sottolineare l'importanza della posta in gioco e quanto ci impegniamo per questo. Se la vedessimo così capiremmo come tutto parte dal basso e niente un'imposizione. La banda musicale della Polizia di Stato. Questa è la Polizia di Stato, al comando l'abbiamo vista in testa il dirigente superiore, la dottoressa Elisabetta Mancini. Sulla tribuna delle autorità il capo della Polizia, Vittorio Pisani, neo eletto, neo nominato. Ecco, adesso vediamo passare una compagnia, chiamiamola così, di funzionari di pubblica sicurezza. La sciarpa tricolore è il simbolo della loro funzione, da sempre. Quest'anno la bandiera della Polizia di Stato è stata insignita della medaglia d'oro al valor civile, grazie a uomini e donne dei reparti mobili della Polizia. La Polizia fa parte della quotidianeità della vita nazionale, e quindi sono presenti sempre.
abbiamo visto passare adesso i funzionari, la sciarpa che indossano, ne sottolinea il ruolo, ma sicuramente non meno significativo è il ruolo degli agenti che vediamo passare adesso, degli ispettori, dei funzionari, di quanti vestono l'uniforme della Polizia di Stato. Questi sono gli allievi agenti della Polizia di Stato, frequentano il corso di formazione all'Istituto per gli Ispettori di Nettuno. A fine mese saranno tutti destinati al servizio operativo. In bocca al lupo, ragazzi, se lo meritano. Gli operatori dei reparti mobili. Sicuramente la capacità di intervento rapida sul territorio è una necessità della polizia, come tutte le forze dell'ordine. Voglio ricordare la Polizia Postale, che quest'anno ha compiuto 25 anni e che adesso è dedita a perfezionare conoscenza e interventi informatici. Questo della, che si chiama cyber security, è una delle nuove funzioni della Polizia Postale e credo che sia sempre più importante, ma non è solo la polizia che se ne occupa. La cyber security è un problema di tutti coloro che vestono l'uniforme al servizio dello Stato. La banda musicale del corpo di polizia penitenziaria, 54 orchestrali, testa il mazziere. Mazziere è una figura tipica delle bande, c'è tutte le bande, da te è anche quello che più catturava l'immaginazione dei bambini e dei ragazzi. La Polizia di Stato, la Polizia Penitenziaria ha un compito difficile e anche in questo caso è un compito spesso oscuro, richiede dedizione, professionalità e anche capacità di interagire con situazioni oggettivamente difficili, anche dal punto di vista umano. Loro sono gli allievi della Scuola di Formazione Giovanni Falcone di Roma. Beh, hanno un nome importante, Giovanni Falcone. Questa è una compagnia di formazione. Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 45 esecutori. La banda apre la sfilata della componente dei Vigili del Fuoco. Non ha bisogno di molte presentazioni. No, non ha bisogno di molte presentazioni, ma voglio ricordare cosa hanno fatto e stanno continuando a fare, lo abbiamo fatto per tutti, facciamolo anche per loro, in Emilia Romagna. 10.000 interventi di soccorso a Forlì, Faenza, a Conselice, a Ravenna, 300 persone salvate con i loro elicotteri e 1.100 vigili del fuoco da tutta Italia che sono lì ormai. È una loro caratteristica, lo hanno sempre fatto, lo faranno sempre e credo che chi veste, sceglie di vestire quell'uniforme non abbia bisogno di sentirselo dire, sa che deve farlo. Il Corpo dei Vigili del Fuoco è incardinato nel meccanismo europeo di protezione civile, impegnato quindi in emergenze nazionali ma anche internazionali e sono stati anche nel terremoto Turchia. Questi invece sono i volontari della Croce Rossa Italiana. È un'altra delle componenti che si prodigano per la sicurezza dei cittadini. In ogni circostanza abbiamo ricordato prima l'impegno delle forze armate, dei corpi armati dello Stato durante l'emergenza pandemica. Sicuramente la Croce Rossa volontari Italiana della Croce Rossa ha avuto un ruolo non meno importante ed è giusto sottolinearlo, tanto più che si tratta di volontari che spesso e volentieri fanno anche altre attività. Il servizio civile universale, eccolo, 624.000 volontari che dal 2021 hanno operato in progetti di servizio civile in Italia e all'estero. Sì, il servizio civile opera su progetti molto variegati, dalla tutela dell'ambiente alla tutela dei beni culturali, al supporto alle situazioni disagiate. Per certi versi vi si vuole vedere l'erede del servizio di leva per quello che rappresenta la preparazione del cittadino a servire la comunità nazionale. Ecco, da questo punto di vista non c'è che da augurarsi un sempre maggiore sviluppo di questa struttura.
A proposito della leva, ne parlavamo prima della professionalizzazione dei militari. Per la prima volta nel 2022, dunque l'anno scorso, è stata disciplinata con legge anche la libertà sindacale del personale militare. È sicuramente una grande novità. E tra gli obblighi degli ufficiali e di qualunque superiore c'è di cui ha innanzitutto il proprio personale. Lo strumento del sindacato, e parlo volutamente di strumento, è un'altra possibilità che viene data per facilitare questa interazione. E come strumento va maneggiato con cura. È stato istituito nell'anno 2022, è recentissimo. Adesso bisogna declinarlo in termini che siano coerenti con quella che è l'organizzazione militare. La banda della Polizia di Roma Capitale. La Polizia di Roma Capitale è un corpo ben presente nella città, è anche un corpo molto numeroso, e lo dimostra anche la consistenza della formazione bandistica che vediamo passare, che tra l'altro è una formazione bandistica piuttosto rinomata per le capacità che ha e per il repertorio con cui si esibisce. E qui vediamo sfilare la Polizia di Roma Capitale. E la Polizia di Roma Metropolitana. Roma città. Europa città metropolitana. Ci sono dei mezzi leggeri adesso della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Sì, anche questo blocco si chiude con la sfilata di una rappresentanza dei mezzi utilizzati dalle sue componenti, in questo caso dalle forze di polizia che abbiamo visto passare. Piena decorata da 4 medaglie d'oro al merito e una al valore civile. Fondamento del servizio sono gli 8.000 sindaci italiani. Previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi, gestione e superamento dell'emergenza sono le attività che quotidianamente impegnano questo grande sistema. Ancora sfidano alcuni mezzi rappresentativi delle principali attività del settore. Per la Polizia di Stato vediamo una Lamborghini Huracan, una Fiat Fullback in uso alla Polizia Scientifica, un Land Rover Defender in uso al reparto mobile della Polizia di Stato e 12 moto della Polizia Stradale. Mezzi in dotazione al corpo di polizia penitenziaria, si tratta di 2 minibus fortunati in uso al nucleo traduzione. Professor Barsi, la partecipazione del personale militare italiano al potenziamento dei dispositivi della NATO sul fianco est dell'alleanza. Il Parlamento ha autorizzato la partecipazione dell'Italia alla nuova missione nell'area sud-est dell'alleanza, 1.350 unità di personale tra Bulgaria e Ungheria, 380 mezzi. Sì, quella è una brigata molto importante che ha il comando italiano, una brigata multinazionale. È importante perché va ricordato che, nonostante quello che spesso viene detto in maniera impropria, non esistevano stanziamenti permanenti di truppe della NATO né in Romania né in Bulgaria fino all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Per cui il potenziamento delle strutture militari complessive dell'alleanza in quei paesi ha significato dare una risposta molto ferma rispetto alla possibilità di un'estensione del conflitto e rispetto alla dimensione concreta della sicurezza collettiva. Non va mai dimenticato che dalla fine della Guerra Fredda il numero di personale militare americano, ma anche inglese, francese, italiano, spagnolo, presente in maniera permanente oltre i confini nazionali e nei paesi dell'alleanza, era stato ridotto praticamente all'osso. Quindi è importante in questo mutato contesto
avere una capacità di spiegamento immediata che funzioni da deterrente rispetto a qualsiasi ipotesi di poter, diciamo così, alzare la voce nei confronti dell'alleanza che raccoglie tutte le democrazie occidentali. Stiamo assistendo in Ucraina con ulteriore sgomento, devo dire, a qualcosa che forse assistiamo per la prima volta, la guerra dei droni. Il 3 maggio 2 droni sul Cremlino, il 30 maggio 8 droni hanno colpito dei palazzi civili di Mosca. Che cos'è la guerra dei droni? È regolata? Non ancora la guerra dei droni, comunque è chiaramente una dimensione nuova del potere aereo. Siccome sono mezzi che non hanno l'impiego del personale nel mezzo, questo significa una ragionevole, lo stiamo già vedendo, incremento dell'impiego molto superiore a quello che succede quando abbiamo veicoli, velivoli in questo caso a guida umana. L'Ucraina ci sta anche facendo vedere una cosa, cioè ci sta facendo vedere l'amor di patria di un popolo. Si preparano i bersaglieri e la fermo, la fanfara dei bersaglieri, l'undicesimo reggimento al tradizionale passo di corsa. Ricevuta dal gruppo bandiera e dalla fanfara, si laura una compagnia dell'undicesimo reggimento bersaglieri al tradizionale passo di corsa. I bersaglieri sono sempre uno spettacolo particolare, iconico direi. Concluda, professore, perché è molto interessante. No, direi che in quello che stiamo vedendo in Ucraina stiamo vedendo proprio due concetti diversi, applicazioni diverse del concetto di patria. Un concetto distorto, aggressivo, che è quello dell'invasore, e un concetto invece nobile di popolo, che è quello di chi resiste. La fanfara a cavallo dei lancieri di Montebello. E penso che questo ci rimanda anche alle origini resistenziali della Repubblica. Non va mai dimenticato, nacque perché un gruppo minoritario ma importantissimo di cittadini, militari e non, con l'8 settembre del 43 scelse la via della resistenza rispetto alla via della fuga, comunque del disinteresse. Questo dovremmo ricordarcelo quando guardiamo anche gli altri intorno a noi che seguono quell'antico esempio senza il quale la Repubblica non sarebbe mai esistita. I lancieri di Montebello sono la cavalleria del... I lancieri di Montebello sono uno dei reggimenti di cavalleria costituiti prima ancora della Costituzione del Regno d'Italia. E tra l'altro prendono nome da un fatto d'arma, credo che sia uno dei pochi reparti che prende nome da un fatto d'arma, la battaglia di Montebello appunto nel 1859, e hanno un uniforme che ricorda quel periodo, anche se di foggia tardo ottocentesca. E questa è una... artiglieria terrestre a cavallo. È un cannone ipotrainato, sì, un 75-27 dell'artiglieria a cavallo. L'artiglieria a cavallo fu costituita sempre nell'Ottocento e prese parte alle guerre di indipendenza con il compito di schierare rapidamente delle bocche da fuoco a supporto delle manovre, in particolare della cavalleria. Qui abbiamo il 4 reggimento carabinieri a cavallo, siamo in pieno risorgimento, ricordiamo tutti la famosa carica di Pastrengo che viene rievocata, carica di Pastrengo del 1848 e viene rievocata nel carosello dei carabinieri. Quelle hanno le uniformi e quello è anche il colore dei cavalli, non sono un esperto di cavalli, non so se si dice colore, ma il manto dei cavalli è sempre così. Questa è la polizia a cavallo. 223 cavalieri e 140 cavalli. Sì, hanno anche una funzione operativa in aree particolarmente difficili. Il cavallo continua a essere il migliore amico dell'uomo e il mezzo più facile per spostarsi.
e dopo i reparti a cavallo ci sarà una formazione di elicotteri, esercito, marina, aeronautica, carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato e vigili del fuoco. Sì, sono 21 elicotteri, lei, dottoressa, ha elencato 7 componenti, questo le dà l'idea di come il mezzo aereo sia ormai una componente irrinunciabile di qualunque forza armata o corpo armato dello Stato. E anche corpo non armato, abbiamo parlato dei vigili del fuoco o della polizia di Stato. 21 elicotteri, ci sono elicotteri, sia elicotteri con caratterizzazione prettamente militare come la 129 Mangusta o macchine che sono utilizzate per la lotta antisommo, il pattugliamento marittimo, ma ci sono anche macchine che vengono quotidianamente utilizzate per il controllo della viabilità, per le operazioni di soccorso, e non necessariamente non sono macchine delle forze armate. Basta ricordare tra i 3 elicotteri dell'aeronautica militare avremo un HK-139. E macchine come questa in forza al 15° stormo hanno avuto un ruolo molto importante nella recente alluvione, recentissima purtroppo alluvione in Romagna, contribuendo al salvataggio di 340 persone. Cioè, l'attività dell'elicottero, una componente che è entrata nell'organico delle forze armate italiane all'inizio degli anni 50, è ormai assodata, non si può fare nulla senza elicottero proprio per la sua capacità di spostarsi e di muoversi, anche di atterrare e decollare in spazi estremamente ristretti. Scortato da 2 Eurofighter e da 2 T-346, lei lo diceva, vedremo sui fori imperiali un Boeing KC. E questa è una delle 767, la prima formazione. È una delle componenti classiche dell'aeronautica militare. Vediamo un 767. Abbiamo adesso prima però gli elicotteri. 21 elicotteri è una bella formazione. Tante macchine, e parecchio che non si vedevano tante macchine così sorvolare il centro di Roma. Credo che sia un bel segnale. Tra l'altro è interessante sottolineare una cosa: sono tutte macchine di produzione italiana. Quindi questo è anche una dimostrazione, una vetrina delle capacità tecnologiche del nostro paese, perché la disponibilità di tecnologia d'avanguardia è una premessa importante per avere delle capacità operative d'avanguardia, e quando questa tecnologia riesce a essere realizzata in casa è tutto il sistema, il cosiddetto sistema paese, che ne guadagna. Queste sono tutte macchine di costruzione italiana. Lei giustamente ha citato l'alluvione in Emilia-Romagna in questi giorni, perché sono stati essenziali, ma lo sono stati anche durante la pandemia nel trasporto sanitario. Certo, certo, e sicuramente sono state sia per il trasporto di materiali, ma anche per l'evacuazione purtroppo di ammalati, con speciali supporti, speciali strutture, le barelle di biocontenimento, che sono tra l'altro una delle eccellenze dell'aeronautica militare, che in questo settore ha investito ben prima della pandemia, e quindi si è trovata poi al momento del bisogno ad avere già delle capacità consolidate per poter operare in queste situazioni, quando c'era bisogno di movimentare ammalati da un ospedale all'altro. Macchine come quelle che vediamo passare sono presenti, appunto abbiamo visto, in tutte le forze armate, in tutti i corpi armati dello Stato, operano in una molteplicità di ruoli che in qualche caso ne sottolineano anche una valenza dual use, cioè sia in campo operativo militare sia a supporto della protezione della comunità nazionale nell'ambito della protezione civile. Ci sono macchine di diversa generazione, andiamo dalla B212 che sta uscendo lentamente di linea a macchine decisamente più avanzate come l'HH-101 o l'HH-139 dell'aeronautica, che sono pienamente allo stato dell'arte. Generale, quelle che lei chiama macchine noi chiamiamo aerei, elicotteri. Sì, è vero, noi usiamo a volte una terminologia, ma credo che
si riesca comunque a far e capire qui Roma messaggio. Offre il meglio di sé, sì. Anche L'altro giorno ho avuto occasione di salire sulla terrazza dell'altare della patria e devo dire che lo spettacolo, è uno spettacolo che si gode incredibile. È un po' invidio i miei colleghi che sono lì per gestire il passaggio delle formazioni aeree. Il Presidente della Repubblica e il Presidente della Camera osservano. Noi purtroppo poco vediamo da questa posizione, però abbiamo gli schermi che ci aiutano. Ecco la prima formazione dell'aeronautica. Ah, mi scusi, certo, assolutamente sì. Abbiamo il 767, il velivolo che è utilizzato come aerocisterna, ma anche come trasporto, che ha contribuito, è stato protagonista dell'evacuazione da Wuhan all'inizio della pandemia, che ha partecipato ad Aquila Omnia. Ed è in grado come rifornitore di rifornire una vasta gamma di velivoli con varie tipologie di sistemi di rifornimento. Lo accompagnano due F-2000, la punta di lancia della nostra difesa aerea, una macchina concepita ancora negli anni della Guerra Fredda ma che è modernissima e attualissima, e due T-346 che sono degli addestratori, un'altra eccellenza italiana, prodotti da un'industria italiana in dotazione all'aeronautica militare, e equipaggiano l'International Flight Training School di decimo anno, presso la quale si addestrano non solo i nostri piloti per il passaggio sulle macchine più avanzate, quella che noi chiamiamo di quinta generazione, ma anche piloti di paesi amici e alleati. È veramente un'eccellenza italiana, è uno di quei punti in cui l'aeronautica è riuscita a coniugare al meglio tecnologia, operatività, perché è indispensabile passione per il volo, perché sennò non c'è nessuna forza che riesce a mettere in moto le altre componenti. Dall'alto i fori imperiali, sullo sfondo il Colosseo. Abbiamo un'immagine fantastica di Roma. Gigantesco tricolore srotolato dai vigili del fuoco. Metri 50 per 40 è un bel tricolore. E i bimbi, perché ci sono tantissime famiglie, bambini, studenti con i loro professori, c'è veramente tanta gente. È bello che sia così, lo scopo della parata è questo. Con le bandierine, i berrettini, le coccardine che vengono distribuite. L'aeronautica militare oggi ne è in dotazione due versioni. La variante A con decollo e atterraggio convenzionale. Adesso passa la seconda formazione con il cosiddetto KEV, che è un sistema, un posto di comando e controllo volante, possiamo chiamarlo, con elevate capacità di scoperta, ed è accompagnato da due F-35. L'aeronautica ne ha in dotazione due versioni, come diceva prima lo speaker, quella a decollo convenzionale e quella a decollo corto. L'F-35A e l'F-35B, e adesso diciamo un'altra cosa di questa formazione col KEV e gli F-35, la connettività. Ecco, li vediamo passare adesso il 767 con i velivoli che l'accompagnano. Primo piano, diciamo, il 767. Beh, è un bel primo piano, anche bimotore che non solo può rifornire in volo, ma può essere rifornito in certamente volo. Può essere rifornito a tutto vantaggio della flessibilità operativa, e qui vediamo estesi. E proprio questo i tubi è quello che ha riportato gli italiani da Wuhan all'inizio, sì, della pandemia. Esattamente, e qui vediamo il KEV con i due F-35, la frontiera più avanzata della tecnologia. E dopo di questa frontiera ne abbiamo solo un'altra, quella dello spazio, che è quella verso cui l'aeronautica si sta proiettando. Li vediamo sparire dietro i pini nello schermo. Due versioni, diceva, quella a decollo e atterraggio convenzionale, quella invece decollo e atterraggio verticale. Corto o verticale. Bellissima l'immagine della formazione che sfila dietro le cupole di Roma. L'abbiamo vista passare adesso. Sì. Carlo Maria Magliani donano al Presidente della Repubblica.
Eh sì, dobbiamo cambiare scenario perché c'è questo dono al Presidente della Repubblica Mattarella. Sì, sono due doni. In realtà è una foto scattata in occasione della visita del Presidente per il centenario del gruppo che ricorre per l'appunto quest'anno, quindi una foto che lo ritrae insieme a loro, e poi un quadro raffigurante il logo realizzato appunto per lo stesso centenario di questo istituto. E adesso stiamo per assistere ad uno spettacolo veramente emozionante. Cioè, da un elicottero dell'esercito ad una quota di 1200 metri si stanno lanciando tre sottufficiali atleti effettivi al reparto attività sportive di paracadutismo dell'esercito. Sono esperti in una disciplina che si chiama precisione in atterraggio. Lo vedremo adesso quando il portabandiera, chiamiamolo così, atterrerà davanti alla tribuna presidenziale. Davanti alla tribuna presidenziale, infatti, è stata posta un segno, sì, ecco, diciamo, un riferimento per indirizzare la manovra di atterraggio, perché questi paracadute consentono il controllo della discesa e di dirigere sul punto dove si vuole atterrare. Il sergente Fabio Filippini che si lancia, accompagnato dai sergenti Massimo Agnellini e Fabrizio Mangia, porteranno con loro un tricolore di 400 metri quadri, avvolto in un fumo tricolore. Lo spettacolo è assicurato, l'operazione è molto difficile. L'operazione è complessa e arriviamo sempre al tema dell'addestramento. L'addestramento che è la base per avere dei veri professionisti. È un qualcosa di irrinunciabile, questo vale per tutti, è anche un qualcosa che ha un costo, certo. ma bisogna essere preparati a sostenerlo in tutte le sue componenti, incluse anche quei disagi che possono causare le attività addestrative delle forze armate, se si vogliono avere dei professionisti e delle forze armate preparate per ogni evenienza. La precisione in atterraggio è soltanto una delle specialità del paracadutismo dell'esercito. Le altre sono lo stile, la formazione in caduta libera e la formazione a paracadute aperto. Sì, sono tutte specialità che vengono sviluppate con la tecnica caduta libera, con il cosiddetto paracadute ad ala, che consente appunto di realizzare questo tipo di, chiamiamole proprio manovre, anche perché manovre se ne parla in genere a proposito di velivoli, ma qui anche questi paracadute possono manovrare. Il palmarès di questo reparto vanta 40 podi mondiali, ma non solo, anche coppe del mondo, record del mondo, titoli ai campionati italiani assoluti. È una bella esperienza maturata negli anni e costituisce anche in questo caso, altro termine che abbiamo usato molto come quello di professionismo, una vera eccellenza. Ma tutto questo, ripeto, non può essere se non c'è dedizione, passione, addestramento. Generale, il lancio viene addirittura ripreso e se riusciamo alla fine di questa nostra lunghissima diretta per il racconto della parata del 2 giugno vi mostreremo le immagini girate da loro durante la discesa. Speriamo di riuscirci perché sono veramente spettacolari, credo che sia bello farle vedere. Certo. La squadra del Vertical Formation Skydive. È un paracadute a profilo alare con una velocità di 5 metri al secondo nella discesa e una velocità di avanzamento di 8 metri al secondo. Sì, questo è quello che a cui alludevo prima dicendo che sono paracadute che consentono di manovrare, perché sono in effetti un'ala. Quindi il paracadutista può in qualche modo controllare la discesa e orientare, e questo è il motivo per cui si riesce a fare precisione in atterraggio, e orientare la sua caduta verso il punto desiderato.
ai campionati italiani assoluti nelle varie discipline e categorie. È un qualcosa di diverso dal paracadute a cui siamo abituati, il classico paracadute a calotta. Eccoli. Eccoli. È la squadra del Vertical Formation Skydiving del reparto, i cui atleti compongono la nazionale assoluta già campione d'Europa, hanno conseguito recentemente il titolo di vice campioni del mondo, proprio in occasione del campionato del mondo indoor che si è svolto in Slovacchia. E voglio ricordare nuovamente chi sono il sergente Fabio Filippini e i sergenti Massimo Agnellini e Fabrizio Mangia, perché per loro c'è stato un addestramento molto importante in questi ultimi giorni, soprattutto, e hanno dovuto anche fare i conti col maltempo a volte, quindi il vento non aiuta in questi casi, al di là del maltempo e della pioggia che sicuramente sono un problema, ma anche il vento non aiuta. Oggi credo che le condizioni siano ottimali. E invece le fumate, così si chiamano, bianco, rosso e verde, saranno portate dal sergente Alessandro Binello e dal graduato Daniele Garozzo, che appunto sono poi i due militari che riprenderanno anche tutte le fasi di questo lancio con videocamere che hanno montate sui caschi. Il casco, certo. C'è un silenzio e un brusio. L'attenzione è alta in questi momenti. Professor Parsi, è un bello spettacolo questo. Penso che sia qualcosa che possa piacere molto, perché no, in realtà lo vediamo già dalla cornice di pubblico e poi dalle tante persone che sono collegate ogni anno per assistere alla parata, che è un momento di curiosità, di festa, ma anche appunto di avvicinamento tra le forze armate e la nazione tutta che difendono e rappresentano. Tutti con il naso all'insù, come si direbbe. Eccoli. Le fumate, bianco, rosso e verde, che poi vanno composte. Eccole, infatti, in composizione adesso. E le scie di fumo anticipano il sergente Fabio Filippini, che invece porta con sé questo tricolore di 400 metri quadri. Questa discesa di 5 metri al secondo. Sì, è una velocità chiaramente più bassa di quella che si ha con i paracaduti a calotta di impiego operativo. Ma come si può vedere, la forma particolare di questo paracadute consente di manovrare e di dirigere la caduta. Poi il tricolore, una volta atterrato, verrà raccolto da una rappresentanza di tutti i reparti che abbiamo visto sfilare. Eccolo qui, il tricolore di 400 metri quadri, accompagnato da Fabio Filippini, che proverà in questa precisione in atterraggio proprio davanti alla tribuna centrale, dunque il Presidente della Repubblica. Eccoli, eccoli. Possiamo dire che la precisione c'è stata. La precisione c'è stata. Ancora una volta il sergente Fabio Filippini, già l'anno scorso ha fatto questo percorso, è stato bravissimo. E c'è un applauso davvero restante di tutti, la Premier Meloni e il Presidente del Senato La Russa. Avete visto? Adesso arriva
anche ecco la telecamera montata sul casco. Proveremo proprio a mostrarvi quelle immagini mentre stanno riavvolgendo la bandiera e lo fanno rappresentanti di tutti i reparti che hanno preso parte a questa sfilata. E questo proprio per indicare l'attaccamento al sim, alla bandiera. E l'unità. E l'unità. Di tutti i reparti. E l'unità di tutti i reparti. Non solo, perché ci sono le croci rossine, mi sembra di vedere esponenti della polizia, dei vigili del fuoco, di quelli che sono autenticamente servitori dello Stato. Militari e non militari. Militari e non militari, certo. Comunque partecipa a custodire, ad assistere, a prendersi cura del paese. Ed è una consegna simbolica questa. Sì. Stretta di mano. Il Presidente della Repubblica, Mattarella. Ancora gli applausi che accompagnano l'uscita del sergente Fabio Filippini, dei sergenti Massimo Agnellini e Fabrizio Mangia. Questa enorme bandiera che sfila sui fori imperiali. Non abbiamo ancora finito, generale, c'è ancora il passaggio del freccio. C'è ancora un passaggio importante. Abbiamo parlato di tricolore molto grande, ma questo è ancora più grande. La parata si concluderà con la resa degli onori al Presidente della Repubblica e dunque stiamo aspettando la fanfara del 4 Reggimento dei Carabinieri a cavallo e uno squadrone del Reggimento Corazzieri che formeranno la scorta. Eccoli, stanno arrivando, si posizioneranno di fronte alla tribuna delle autorità e sarà questo, diciamo, l'atto conclusivo di questa parata sui fori imperiali, ma la giornata non finisce qui perché il Presidente della Repubblica tornerà
al Quirinale e lì nel pomeriggio si riapriranno i giardini del Quirinale, questa volta per accogliere i cittadini che sono per quest'anno, diciamo, un'accoglienza che è riservata ai cittadini più fragili, dunque le associazioni li accompagneranno nei giardini e lì nel pomeriggio, sul tardo pomeriggio, il presidente scenderà e saluterà come di consueto, come avviene ogni anno il 2 giugno, i cittadini che sono stati accolti. Ecco, li vediamo i carabinieri, quarto reggimento dei carabinieri a cavallo. Squadrone a cavallo del reggimento Corazzieri che si posiziona davanti alla tribuna autorità. Ecco, ci avviciniamo al momento della resa degli onori, ma credo che tutti stiamo aspettando anche qualcos'altro. Presidente della Repubblica. Passaggio delle frecce tricolori, la pattuglia acrobatica nazionale. Che è anche titolare di un primato riconosciuto dal Guinness, la pattuglia acrobatica più numerosa al mondo. Delle frecce tricolori è duplice, i piloti provengono dalle linee caccia più avanzate,
e rappresentano un po' la sintesi di quel concetto di squadra che è l'essenza stessa dell'aeronautica. Non è così semplice, perché bisogna vincere quel forte individualismo che dà il senso di libertà collegato alla condotta di una macchina volante. Ma tutto l'addestramento che si riceve fin dai primi giorni di ingresso in forza armata è finalizzato a questo, enfatizzare il concetto di squadra. E questa ne è la dimostrazione. Ecco, il presidente sta terminando di salutare uno a uno tutti i presenti, la tribuna delle autorità, presenti in prima fila. Adesso prenderà posto nell'auto presidenziale, che è già arrivata, la vedete ai piedi del palco. Prenderà posto all'interno dell'auto con il ministro della difesa, col capo di stato maggiore della difesa, con il segretario generale e il consigliere militare, e da qui farà rientro al Quirinale. Ai trombettieri in testa, informazione di scorta. A destra, passo. Il presidente della Repubblica, luogo della lancia famiglia, sta lasciando il luogo della cerimonia, scortato dalla formazione a cavallo e